A 16 giorni dall'inaugurazione dell'86esima edizione della Fiera del Levante, il quartiere fieristico barese versa in pessime condizioni. La denuncia arriva da Confartigianato, ma se l'aspetto relativo a sporcizia e degrado, come ogni anno, sarà risolto presumibilmente negli ultimi giorni, ciò che preoccupa l'associazione di categoria è la scelta di delimitare con delle recinzioni le zone più degradate strutturalmente con padiglioni pericolanti. Una situazione che, se confermata, come teme il presidente di Confartigianato Francesco Sgherza, metterebbe fuori gioco anche alcuni padiglioni funzionali come quello della stessa Confartigianato. Noi siamo presenti in Fiera del Levante già da 6 anni, ci abbiamo creduto, abbiamo preso un padiglione, lo abbiamo ristrutturato a nostre spese, abbiamo speso oltre 400.000 euro di nostri investimenti per poter valorizzare quello che è la zona più importante, che è la zona monumentale. Devo dire che in questi giorni, quando siamo andati per recuperare, per attivare il padiglione, ci siamo trovati addirittura una zona completamente sbarrata, impossibilitata ad essere raggiunta. Io mi domando come mai dopo tanti anni questa situazione non si è risolta. Quindi ecco che la nostra denuncia, la mia denuncia, parte dal fatto che ci siamo ritrovati improvvisamente esclusi da ogni iniziativa fieristica. Questo non può succedere, la nostra iniziativa in periodo fieristico è piena di iniziative nel nostro padiglione, verrà il presidente nazionale di Confartigianato e che dobbiamo fare? Dobbiamo far scavalcare il presidente e tutte le autorità invitate per poter raggiungere il nostro padiglione. Hanno trovato una soluzione per il padiglione del comune di Bari e della regione Puglia, non vedo perché non si debba trovare una soluzione anche per noi e rendere fruibile anche il nostro padiglione.